La mostra 1,618, il numero d'oro, 20 serigrafie di Ugo Nespolo, frutto della collaborazione con la casa editrice UTET, è visibile a Palazzo Lascaris fino al 12 dicembre. L'esposizione, concepita e sviluppata sotto la Mole, frutto della collaborazione tra uno dei più celebri ed eclettici artisti italiani contemporanei e la casa editrice più antica d'Italia, dopo essere stata ospitata a Milano, Roma e Cagliari, approda finalmente a Torino. Questa è un'iniziativa culturale che ancora una volta dimostra come il Consiglio regionale Piemonte sia attento in quest'ambito, soprattutto in un momento difficile di crisi economica, ma soprattutto un'iniziativa che rafforza la collaborazione tra Consiglio regionale, la nostra istituzione e il maestro Nespolo, che è un grande artista che in campo internazionale, e noi come Consiglio regionale siamo sempre anche orgogliosi di ricordare che grazie al maestro Nespolo, di cui oggi ammiriamo queste splendide opere d'arte, abbiamo un filmato sul nostro sito regionale che si distingue dagli altri filmati che girano sui siti dei consigli regionali del paese. 1,618, il numero d'oro, ha per protagonista 20 opere dell'omonimo libro d'artista, dedicato da Ugo Nespolo alla simbolica cifra a cui, fin dall'antichità, vengono attribuiti i segreti della bellezza e dell'armonia. Le proporzioni geometriche espresse dal numero si trovano infatti nei grandi capolavori dell'arte e dell'architettura. Si tratta naturalmente di questo numero meraviglioso, considerato il numero più bello del mondo, che è 1,618 infinito, che è il numero della sezione aurea praticamente, cioè un numero che è una proporzione e che starebbe sotto la creatività dalla piramide di Cheope fino ai giorni nostri. Gli autori tipo Dalì o Seurat che impostavano i loro quadri secondo questa misura aurea, in effetti è una proporzione ideale per la quale se uno guardasse o un edificio o un oggetto costruito su queste proporzioni avrebbe comunque subito una sensazione di bellezza e di armonia.